Ah no, sì. Ha vinto contro Katakuri. Sì, sì, perché gli avevo detto prima, mi avevo già detto che andava in streaming. Siamo live noi, sì. Sì. Ciao a tutti ragazzi. Sono tornato qui per voi. Ma la classifica, chiedono, o era di prima? Di prima, sì. Giocatore di guantissima dell'ultimo posto. Avete 30 secondi di tempo, potete iniziare. Vi chiedo una cortesia, quando avete terminato di giocare, lasciate libera la sala. In sala devono essere solo giocatori del famoso campo. Grazie. Siamo, sta per iniziare l'ultima partita della prima giornata del Regional Offline, la nona per l'esattezza. Se non sbaglio sono entrambi 7-0, no? Probabile, no? E entrambi 8-0. 8-0, ok, mettiamo subito il... Ah, ok. Maurizio, potresti mettere per favore il risultato 8-0 sotto il giocatore? Sì. Ok, sono gli unici 8-0. Non te lo so dire, non te lo saprei dire. Sì, per forza. Arrivano due persone 8-0 e ci sarà un solo 9-0 a fine dei 9 turni. Ah, Mirror di Zoro, quindi non è un kata. Ah, ok. Allora, beh, Mirror di Zoro, ragazzi, possiamo definirlo una clown fiesta. Arriva un esercito di Marco, sono Marco Broker, Marco che spaccano, che arrivano, che stanno lì, si rianimano. A un certo punto uno dei due giocatori finisce le risorse e... prima o poi e basta, cioè. Molto semplicemente finisce questo modo qua la partita. Vediamo, dai, non abbiamo ancora visto nessun video. Diciamo che sarà anche rilevante quanti sercini verranno missati, perché Zoro Max comunque ha tanti sercini, quindi bricca più facilmente di altri. Però se è impostato tutto barba bianca con i sercini di barba bianca. Se è impostato mono whiteboard, sì, però i buggy si giocano comunque e i buggy missano. Quindi una carta in più, quella carta in più può fare sicuramente la differenza. Buggy missa molto, di solito ha 12-13 target validi buggy, quindi non sono così tanti. Sì. Credo che abbia almeno un buon 20% di probabilità di missare mediamente, considerando qualche una spell nevitura in mano. Però è una carta che non fa male tenerla sempre in campo. Ma è una carta pericolosa, una carta fastidiosa, perché non può essere tradata agli slash. Poi vediamo, in questo caso qua sembra che missa, infatti così è. Non volevamo neanche chiamarlo. Infatti. Che sto buggy che mi sta proprio al volo. Ma quello purtroppo, ragazzi, è un gran classico. E qua parte un Izzo che difficilmente in questo mazzo va a missare. Infatti. Diciamo ci sono varie opzioni. Nel peggiore dei casi si porta un counter 2000. C'è sicuramente dei barba che, essendo lì in due copie, se non sbaglio. Beh, alla scelta ricade sicuramente tra Barba Bianca e Farfist. Credo che si possa andare a prendere Barba. Dici già? Sì, perché se non lo rivedi più, allora è troppo fondamentale giocato in curva in questo matchup. Però bisogna vedere anche quanti ne gioca. Cioè, magari se ne gioca 4, c'è la possibilità di searcharlo. Non so se se ne giocano 4, alcune liste ne montano 3. Quindi ne vedi uno là, dice... È giusto rispettarlo, Barba Bianca. Diciamo. Okay. Chiamiamo rispetto per Barba Bianca. Diamo a Cesare quel che di Cesare. Prendiamolo nel dubbio. Poi se ne vediamo un altro, facciamo anche un altro piuttosto. Che dobbiamo fare? Ok, quindi. Arriva un tacchino da 5. Tacchino da 6. Gli Zoro sono davvero andati così avanti, sì, gli Zoro sono andati molto bene perché a differenza di quello che si aspettava la gente, come parlavamo anche con gli altri con cui abbiamo playtestato per il torneo,
diciamo che il mazzo più portato ci aspettavamo Barba Bianca più che Catapulte, a differenza del torneo uscito in precedenza, diciamo la settimana scorsa, che sembrava essere un monopolio di Catapulte. Quindi con tanti Barba Bianca Zoro ha vita molto facile, e comunque non è un matchup neanche impossibile essere contro Katakuri, te la giochi tranquillamente, metti un sacco di pezzi, metti pressione, quindi non è facile, cioè il mazzo è solido, poi può perdere da solo, e chi sceglie di portarlo sa che lo porta giocando dei mirror un po' così, alla speranza. Cioè. Ci sanno già le decklist? Non ancora. Verranno pubblicate probabilmente domani. Non so se già la Day 1 vengono pubblicate. Non credo. Probabilmente domani dopo il torneo. Dopo il torneo sicuramente verrà pubblicato qualcosa. Intanto vediamo che mette in campo un Marshall di Teach, che non è male come carta. Questa è una carta molto forte. Cioè. Tuttavia subisce tantissimo gli attacchi dei Marco. In questo matchup Marco è la carta devastante. La top 16 l'avremmo oggi su Chiamazzi? Quello sì, non credo. Una meta breakdown della top 16 credo uscirà. Non so se qua in live o magari dopo sulla pagina di Game Trade. Sì, probabilmente sul sito onepiececardgame.it, nella sezione coverage, troverete tutte le informazioni che servono. Allora, qui non vedo bene le vite. Due vite per l'altro Zoro, o tre? Dammi una mano. Forse tre, sai? Dovrebbero essere tre. Questo attacco da 5 non ho capito se è entrato, ma vedendo zero carte al cimitero credo che sia entrato. Sì. O sta pensando. Dopo non ci sta. Mano. Credo che stia pensando. Così è nato. Prende okay. Rimane con due vite. Ora è due vite. Ok. Manda capo. Poi viene giocato un Marco che tra da Buggy. E il turno sta Mariangeli. Vediamo cosa ci propone. 3, 6 o Don. Allora, Don. Diciamo che andare a due vite molto early. Diciamo è il turno 3 per Mariangeli, quindi sicuramente è sicuramente una situazione strana, perché si ritrova a dover counterare molto e a dover subire molti attacchi. Diciamo che l'avversario ora può anche ignorare il suo board con due vite, e diciamo che dipenderà molto da quanti Marco Blocker verranno tirati su, quindi è interessante capire quello che accadrà. Comunque può sempre essere una tattica quello, magari arriva a due vite, fa credere all'avversario di avere la partita in mirror. In mirror onestamente non vorrei mai essere a due vite. Cioè, credo neanche lui onestamente, ci ha pensato di scartare, però probabilmente non aveva vere carte da scartare. Diciamo che adesso anche Festino dovesse andare a due vite in questo momento qua, magari con un attacco di un Barba Nera qualcosa. Sì, sta partita la stanno giocando for fun in realtà, però attenzione ragazzi, perché non è propriamente così scontato. Siccome in top 16 in realtà non vinci niente in più rispetto a una top 32, quindi loro sono già matematicamente in top 16. Okay. Però chi vince arriverà primo in classifica. Arrivare primo in classifica significa ogni singola partita della top 16 scegliere. È vero che Mecozzi non Mariangeli. Infatti per quello ho chiesto i nomi prima. Allora bisogna verificare. Edo, sta giocando Meco, vero? È il nome sbagliato, infatti, che? Quindi Mecozzi dov'è? Sì, a sinistra. È il Festino, al posto di Festino? Al posto di Festino? Ok, a sinistra lui. E qua? E l'altro non so chi sia.
Festino. Sì, non so se è giusto, mi ha detto che è giusto. Ah, ma è giusto così? Festino mi ha detto che è giusto. Ah, ok. Allora, okay. È solo questo. Quindi, dove siamo arrivati? Ah, ok, ha messo giù finalmente il Marco Blocker. Sì, cambia qualcosa fare primo, ma in tutte le top cambia. Stavo finendo il discorso di prima, scusate. Cambia perché puoi scegliere chi inizia tutte le partite il giorno dopo. Quindi nella top, poi a parte una best of three, puoi scegliere chi inizia. Ed è fondamentale, ragazzi, perché avere la possibilità di scegliere chi inizia in questo gioco è veramente importante. Quindi, siccome nella top 16 non vinci niente, il vantaggio di scegliere chi inizia è veramente tanto importante. Quindi, per vincere e portare a casa effettivamente un... vince effettivamente il Luffy seriale, poiché è quello l'obiettivo di tutti, no? Il Luffy seriale si vince dalla... Top 8. Top 8. La top 8 vince il Luffy. Quindi domani... Sì. Domani c'è la top 8, quindi... Domani top 16. Ah, ok, top 16. Eh sì, ne sono 4 partite. Sì, esatto, Dark. È molto forte. Ha fatto qualche torneo di One Piece, Meco, in Germania con noi, anche in Francia, quindi comunque in questo gioco già è navigato, ecco, quindi si vede anche da come gioca. Ecco qua vedete, come quel Barba Nera non ha potuto attaccare per non subire dei trade infiniti, diciamo, al turno precedente. Questo è tanto rilevante. Invece adesso Testino ha dei Marco che sono molto difficili da contestare. Diciamo che la partita è ancora molto aperta. Mi dicevo, il matchup è un po' una clown fiesta, può succedere davvero di tutto. Poi hanno parecchie carte in mano, quindi non si può pensare minimamente di andare in letalo per entrambi, penso. Un'altra vita, quindi. Mariangeli, due vite. Allora, qui Meco decide di andare su sul Marco tappato dell'Oppo per iniziare a grindare la mano. No, è una partita di torneo, Brian. È l'ultimo turno della regional, della top. Sì, della Svizzera, della regional. La mattina è andata male, ho droppato molto presto. Molto male. Dico solo che credo ci fosse un Kaido in sala e l'ho beccato io. Okay. Sì, l'unico. Beh, ce n'era uno. Eh sì. L'ho beccato io. Con il mio unico matchup negativo. No, un kid film Kaido è veramente brutto. quindi sono riuscito a prendermelo io al turno 2. Forse questo torneo non deve andare bene. Niente. Vabbè, ragazzi, purtroppo questo gioco è un bellissimo gioco. Che già mi ha dato tanto, quindi non posso dire niente. Però è sicuramente la discriminante di giocare a Best of One, ma credo che è un sentimento condiviso da qualunque giocatore. È veramente troppo casuale a un certo punto. Cioè, ci sono dei giocatori che spiccano rispetto agli altri, di sicuro, che fanno risultati più spesso, ma fare risultati ogni torneo è veramente impossibile. Puoi fare per 2-3 tornei, poi dopo ne dovrai imbroccare due che ti vanno male, perché purtroppo 9 turni in Best of One, dove non puoi neanche fare una vera meta call, perché puoi beccare di tutto. Io oggi ho beccato 4 mazzi diversi, c'è gente che ha beccato Big Mom Nero Gialla, c'è gente che ha beccato Arlong, cioè non sono cose che non puoi neanche... questi sono solo i matchup extra meta. Pensa a quelli meta, cioè becchi Barba, Zoro, Ace, Katakuri, Kid, becchi di tutto. Cioè. Quindi è veramente... da qualcosa devi perdere, se perdi all'inizio sei fregato. Tutto qua. Ed è Best of One, quindi anche se hai un po' di sfortuna all'inizio, lo stesso motivo.
Sky Show, le liste sono, allora, non sono ancora pubbliche le liste, però se non sbaglio quelle della top 16 saranno pubbliche domani, da quel che mi avevano detto mi sembra vero. Ok, ora mi è corrisposto con un Marco che va a levare un piccolo buggy. Qua inizia la guerra di Marco. Qua inizia la guerra di Marco o Nino è dentro sicuro, Matte? Non lo so. Nino, sta Nino facendo... sei dentro? Sicuro? 100%? È sicuro il 100%. È dentro. Mi chiedevano di te in live. Era qua dietro, no? Perfettato. No, ma non credo che le liste vengano pubblicate già stasera. Cioè, ci sono tornei dove è successo. Ciao Deku, male, ho droppato malamente, ti spiego poi nei dettagli la sfortuna e gli astri che si sono incrociati. L'unico matchup brutto che poteva incontrare l'ha incontrato. No, ma non ho giocato l'ho giocato Kid Film. Allora, torniamo alla nostra partita. Qua in realtà non è successo niente di che, è stato un attacco da 6 su Barba, credo, a questo punto, perché Meko ha scattato un più uno. Qua arriva un altro Zoro Rush che fa 6 su Barba. Diciamo che quindi il festino si sta... diciamo che il festino sta cercando di far sprecare tutte le risorse a Meko. Che di base è cosa buona e giusta. E qua è molto complicata la situazione per Meko, perché ha sia da tenere in considerazione che perdendo quel pezzo perde un grosso boost in board che prima aveva, però non può neanche troppo per salvarlo, ma comunque non può neanche prendere troppe vite. Diciamo che è come dicevo prima, andare sulle due vite troppo early, tipo in una condizione un po' strana dove non puoi over salvare i pezzi, non puoi far niente praticamente. Sì, Scari lo so, però non possiamo dirlo ad alta voce, quindi devo cercare di mantenere un tono di commento il più neutro possibile. Sì, infatti quando avevi commentato tu nella partita precedente potevi commentare tranquillamente perché tanto loro non ti sentivano. Infatti non gli avevo detto niente. Perché lui commentava quando commentava. Perché ha commentato prima, no? Prima sì. Che arrivassi tu. Mm-hmm. Ah, e okay. Infatti lui commentava le carte che avevano tutti i mazzi. Però. Cioè io non gli ho detto niente perché alla fine non è che loro. Sì, è difficile. Però non rischiamo un caso perché sono già successi in corso Wheel, che è un gioco vecchio dove giocavo io. Che al commento parlando si sono sentite le carte in mano di alcuni giocatori della top, quindi. Meglio evitare. È stata la prima cosa che mi hanno detto, non so io. Non so, ma perché c'era sempre Game 3 che organizzavo, quindi memory dall'esperienza. Ah, ok. Allora, qui arriva, tanto è morto chiaramente Barba, quindi arriveranno gli attacchi in faccia per il bombino, che dovrà tankarsi in qualche modo scartando qualcosa che ha dalla mano, tipo questa Radical che, come diceva giustamente prima Scari, aveva in mano. Arriva un altro stop da 7 e questo credo che o viene bloccato di Marco o entra. Viene bloccato di Marco. Comunque, gestione perfetta anche del turno passivo da parte di Meko, che giustamente piega quel Marco all'ultimo secondo per evitare che venga pluriattaccato e distrutto. Però questo secondo Zoro Rush sicuramente non era nei piani del buon Meko, che credo che possa quasi ammucchiare le carte. Situazione davvero, davvero brutta. Dopo tre vite, tanti pezzi, ora può andare un po' in contro trade. Però la sua mano, che voi vedete, non dirò ad alta voce, diciamo permette di fare una giocata, ma non permette di fare dei trade ben puliti. Quindi, cioè, perlomeno non di trattare tutto, quello che può trattare.
Potete portare un tempo grazie. È una mano, diciamo, molto carina poker questa, quella che ha me con mano. Però, cioè, in una situazione come questa, sì, avendo due vite, poche carte in mano, il tuo avversario tre vite, tutti i personaggi spossati, io punterei a pulire un po', non del tutto, un po' la board. Allora, il concetto è questo: molto probabilmente in questo spot Domenico andrà ad attaccare le vite dell'avversario. Dici? Sì. Cioè, e di Zoro gli lascerà? Piuttosto gli lascerà. Perché tanto poi tu, lui giocherà quella carta che è in mano, gli Zoro non dovranno comunque essere, avere dei donazionati sopra per attaccare pulito. Allora ragazzi, la partita è persa, cioè non c'è niente. Però tanto vale che dici provo a avere fortuna e se tappo letal, perché se io mi metto a traddare, ma va bene, posso traddare sicuramente un pezzo, due non li traddo probabilmente, provo ad andare in faccia, quindi provo ad andare ad attaccare il leader, togliergli un po' di vite e sperare di vincere il turno dopo. Ma se io perdo tempo a traddare con tre vite, io non chiudo più. Vuol dire che io, lui ha non solo questo turno di attacco che avrà dopo che Meiko passa, ma anche quello dopo, matematicamente, perché ha tre vite e non può chiudere più. Quindi o va in faccia o provi a traddare ed allungare il brodo, ma tanto la partita è persa di base, non c'è niente da fare. Mi sbilancio, poi magari vince e fa la rimonta, ma non credo. Si decide a mettere giù su barba bianca alla fine, però non so se può durare molto. Cioè, quindi devi sperare o che lui sbaglio o che tiri qualche cilindro magico dalle vite, quello è l'obiettivo. Per quello non ha senso traddare, perché tanto, ripeto, hai... Comunque quei Marco là entreranno due volte il turno dopo. Ma secondo me Meiko qua va in faccia. Esatto Scan, quello è il piano, cioè non ci sono altri piani in realtà. E infatti come dicevo, Meiko ha deciso di andare sulle vite. Sì, te la mando Zenith. Appena finisce ti mando, metto il link su giù. Quindi un'altra giocata interessante. Che... Ragazzi, chi non gioca è pregato di uscire dalla sala. Chi non gioca è pregato di uscire dalla sala, grazie. Quindi un'altra giocata interessante che ha fatto Meiko è quella di non tapparsi Marco, perché chiaramente Marco, essendo un 6.000 rispetto a 7.000, non attaccato con Marco, e lo so, stavo spiegando perché, renderebbe più facile gli attacchi di Zoro, ovvero ci sarebbe un impiego di risorse inferiore su quelli Zoro Rush. Lui vuole che quelli Zoro vadano in faccia per provare a trovare qualcosa, non so cosa, perché magari è un trigger particolare nel mazzo, però quel Marco lì, se rimaneva in board, per il fatto che secondo me chiude già suo turno, cioè senza troppe... troppe problematiche, ecco. Però quel Marco lì non l'ha appoggiato perché ha detto non voglio farmelo più riattaccare facilmente, e tanto quello io lo devo salvare perché al turno dopo devo chiudere e mi serve. Quindi il concetto è stato quello. Ora ci sono tre attacchi disponibili da parte di Festino, che attacca di 9. Ma allora, questi attacchi sono un po' strani, cioè vuole andare a chiudere, ma non so se riesce a chiudere. Quindi chiaramente dovrà stare open, è importante qua non committarsi, sarebbe lì tranquilli. Riesco a vedere la mano, ma non mi sembra troppo problematica per Testino. No, non può chiudere. Ci sta. Che Meiko ha pescato bene dalle vite. Ha pescato quello che doveva pescare.
Radical. E Meco ha il turno dove deve provare ora a fare all-in e chiudere. Pescato 3. In che senso ha pescato 3? Sì, anche io sono. Però probabilmente non aveva un granché in mano. Anche... Diciamo, non, allora, non si sentite andare troppo pesante, e ci sta, perché comunque la partita, io vedendo le carte che hai in mano, allora, chiudeva con la paglia in bocca, forse sono d'accordo, poteva contare meglio, però quando tu sei in una situazione in cui in questo turno non chiudi, ok? Cioè in questo turno puoi anche non chiudere, e sei sicuro però matematicamente al 100% di chiudere il turno dopo, e costringi il tuo avversario a fare all-in, e può anche starci che non lo fai. Tuttavia, secondo me, ora è un po' da vedere, perché so qualche carta, non le dirò chiaramente ad alta voce. Ragazzi, lethal 100%? 100% no, dipendeva cosa prendeva Meco dalle vite. 100% non era lethal. Assolutamente. Zoro ricordo che era un 7000, quindi... Qua dovrebbe riuscire a fare la lethal. Qui deve chiudere, qua deve chiudere Meco, deve... Ce la può anche fare, eh. Ce la può anche fare. Ok, qui è molto difficile il conteggio da fare. Purtroppo... Non chiude mai nella vita Meco. Vediamo, ragazzi, vediamo. Siete sicuri, Deku, di quello che dici? Io ne ho visto uno. Gli attacchi comunque che porterà Meco sono tanti. Sono almeno 5 attacchi. Ne devono entrare 3. Vediamo. Dipenderà. Magari l'avversario sbaglia e prende una vita in più del dovuto. Allora, se è doppio, come dite voi dalla chat, è molto molto difficile, se non impossibile. Adesso chiaramente non mi metto a fare tutti i conti, che non giocando non ha senso farli. Però non è facile. Ma doppio per lui? Doppio radical per chi? Per Festino. Meco sta attaccando di nuovo di 9. Non mi sbilancio, più non vedo le carte in mano di Festino, quindi non so quante effettivamente oltre alle radical cosa c'ha. Urca può arrivare a un 14 di barba e un 7 di marco, deve parare adesso. Interessante questa giocata da parte di Festino, probabilmente è sicuro al 100% di aver vinto. Ci sta, sono tante carte, se è doppio radical, un più 2, bastano due radical, più 2, più 1. Devono 2 più 2 e un più 1 e due radical. Un più 2 e un più 1 arrivano. E ora 14, doppio radical più 2, lo vedremo. Sì, poteva salvare l'impossibile. Sì. Bravo. Bravi. Chiaramente, come dicevo, il matchup è un po' una clown fiesta. Siamo arrivati sempre in una situazione in cui all'ultimo o chiudo io o chiudi te. Questo gioco è sempre così. Sì. A prescindere dai leader. Sì, il rosso succede più spesso che altri matchup. Va bene, dai.
Bene, bravi, bravi ragazzi, che comunque domani si giocheranno la top. Certo. Quindi li rivedremo. Di sicuro. Mariangela già la seconda volta, domani per la terza volta. Sì, Meco. Molto bravo, molto bravo, ma soprattutto ha fatto la mossa di non vincere questa partita, di non andare 9-0 e di non perdere la top 16, perché c'è una legge che dice che se tu fai 9-0 perdi la top 16, una legge un po' scaramantica. Okay. Sì. Vabbè, magari era tutta una tattica, appunto. Ragazzi, voglio vedere il meta breakdown, ero curioso di vedere il call. Allora, aspetta, vuoi commentare subito così al volo? Sì, devo commentare. Ok. Aspetta. Ok, chiudiamo un attimo e torniamo tra due minuti.